L'allodola che canta. Non si potrebbe rallentare un pochino? Salve! Salve, noi stiamo cercando una proprietà recintata, ma molto probabilmente ci siamo persi. Beh, evidentemente oggi è il vostro giorno fortunato. Hopla! Io sono Yo-Yo, il più grande avventuriero da... beh, si sa, da sempre. E il mio amico qui presente è... Mi chiamo Doc Croc, studioso, filosofo, virtuoso, eccetera, eccetera. Abbiamo appena sorvolato una vasta proprietà. Io sono Daniel e lei è mia figlia Isabel. Sapevo che era da queste parti. Che bello uccellino canterino! Come si chiama? Lydia, ma questa lodola non è mia. Devo restituirla al suo legittimo proprietario. Dovete sapere che papà l'ha presa solamente per errore al leone che vive nel castello e... Come? Ho sentito bene! Un leone? Un vero leone in carne e ossa? Esattamente! Papà desiderava tanto portare alle mie due sorelle qualcosa di speciale perché molto presto si sposeranno. Rosalyn aveva chiesto un filo di perle. Anna voleva un bracciale di diamanti. E io, invece, volevo soltanto una lodola che cantasse. Lo senti anche tu, questo canto meraviglioso, Petunia? È la voce soave di una dolce allodola in volo. Proprio mentre stavo per rinunciare a trovare il dono speciale per la mia Isabel. Da brava, piccolina, vieni da me. La mia voce che canta solo per il mio padrone. Oh. Posso sapere chi ti credi di essere per rubare la mia dolce allodola canterina? Mi scuso, mi dispiace veramente moltissimo. Non avevo la minima idea che fosse sua. Volevo soltanto portare a mia figlia Isabel un regalo speciale. E un'allodola canterina è quello che desidera di più al mondo. È una richiesta piuttosto insolita per una giovane fanciulla. Generalmente chiedono fili di perle o anelli coi diamanti. Isabel è una ragazza speciale. Si accontenta di cose semplici. La prego, signore, è stato un errore. Non era mia intenzione rubargliela. In ogni caso, questa non mi sembra una buona ragione per prendere ciò che è di mia proprietà. Ma voglio essere compiacente con te e ti propongo un accordo. Ti lascerò andare alla sola condizione che porterai qui da me chi delle tue figlie ti saluterà per prima al tuo arrivo a casa. Ma se... No, non c'è nessun ma, chiaro? È una richiesta semplicissima che sei pregato di rispettare come unica clausola del nostro accordo. In caso contrario, mio caro buon amico, mi vedrò obbligato a venirti a prendere di persona e a ridurti in tanti pezzettini. Avanti, porta questa dolce allodola a tua figlia e ricorda, le promesse vanno sempre mantenute. Oh, povero me. Ovviamente sono stata la prima a salutare papà al suo arrivo a casa. Ma non appena lui ha messo la gabbia nelle mie mani, mi sono resa conto che c'era qualcosa di strano. E alla fine, dopo avermi raccontato della promessa fatta al leone, ho capito che non potevo rifiutarmi. Oh,
Che stiglia incombiabile, audace e leale! Cosa? Ma sei impazzita? Non puoi consegnarti così a un leone feroce e pericoloso! Daniel, tu non glielo permetterai, non è vero? L'ho supplicata di non venire, ma è sempre stata una ragazza testarda. Ho immaginato che se un leone, seppur feroce, apprezza il canto di una allodola, forse avrà pietà di una giovane ragazza come me. Comunque, ho promesso che tornerò a casa per le nozze delle mie sorelle. Soave la mia voce che canta solo per la mia padrona. Ascolta, Daniel, devi tornare a casa a prepararti per le nozze delle tue due figlie. Yo-Yo e io penseremo a riconsegnare la piccola Lydia al leone e negozieremo la libertà di Isabel. Mi dispiace, ma insisto per venire. Papà, anch'io penso sia meglio che torni a casa a dare una mano con i preparativi per il matrimonio. Io ho molta fiducia in Yo-Yo e Doc Croc. Promettiamo di riportarla a casa sana e salva. Non vogliamo che finisca nelle fauci del leone, come non vogliamo finirci noi. Ma come posso abbandonare così la mia piccola Isabel? Dammi retta, papà, è la cosa migliore. Se riporto personalmente l'allodola, il leone capirà che tu sei un uomo onorabile, onesto e affidabile. Ma posso davvero fidarmi di lui? Fidati di noi, abbiamo parecchia esperienza alle spalle. Se necessario, sappiamo essere molto persuasivi. Siamo arrivati, amici miei. Ben arrivati, Sua Maestà arriverà a momenti. Accomodatevi. Lo sai, vero, che magari potremmo essere noi il piattaforte? Ti voglio bene, Isabel è proprio una brava ragazza, ma io me ne vado da qui. Ecco i miei ospiti. Ah! Ho il cuore che batte all'impazzata. Sei davvero molto più bella di quanto avessi mai osato immaginare. Benvenuta nella mia casa. Ti prego, lascia che mi presenti. Sono il principe Hubert di Bimsala. Non avrebbe dovuto esserci un leone spaventoso e cattivissimo? Sono io il principe leone, ma vi spiegherò tutto a tempo debito e adesso, per favore, andiamo a mangiare. Ti sono eternamente grato per aver avuto il coraggio di restituirmi quello che è il mio bene più prezioso. Ormai è l'unica cosa che è rimasta della mia vita precedente. Oh, sono felice di averti riportato Lydia, credimi. Mio padre ne rimarrà davvero sorpreso. Non avevamo idea che... Yo-Yo, ti è mai capitato, amico mio, di sentir parlare di amore a prima vista? D'accordo, lasciamo perdere. Oh, scusate. Li abbiamo fatti mangiare troppo. Sua Altezza, mi permetta. Sono terribilmente affascinata dalla sua abilità di trasformarsi da leone a uomo. Ma perché lo fa? Ahimè, mio caro amico, se solo fosse semplice da spiegare. Sfortunatamente sono vittima di un incantesimo. Come sai, il mio grande desiderio è sempre stato quello di poter vedere le nostre famiglie unite dal vincolo del matrimonio. La mia adorata Belinda sarà una moglie affezionata e devota. Io credo che ci sia stato un errore, cugino. Come mi hai chiesto, sono venuto qui per discutere di affari, non per accettare la mano di tua figlia. Che cosa sta succedendo, papà? Se non sbaglio, avevi detto che era già stato concordato. Non ti preoccupare, tutto a posto, mia cara. Dobbiamo soltanto chiarire un paio di cosette e nient'altro. Ma non c'è niente da chiarire, mio caro cugino. Noi non abbiamo alcun accordo. Io voglio assolutamente diventare una vera principessa e voglio che sia lui a essere mio marito. Me l'avevi promesso! Io lo voglio! La mia famiglia non è mai stata imparentata con la tua, ma d'ora in poi ho deciso che le cose andranno diversamente. Tu dovrai sposare mia figlia Belinda e io invoco qui all'istante tutte le potenti forze di Dundorn e ordino a questi aristocratici arroganti di trasformarsi immediatamente in bestie feroci. Durante il giorno siamo costretti a trasformarci in leoni, mentre al calare della notte riprendiamo le nostre sembianze umane. Era da tempo che aspettavo una persona dal cuore puro che mi aiutasse a trovare il modo di sciogliere l'incantesimo.
Accidenti! Papà, papà, papà! Ci sono delle creature strane a casa del mio fidanzato! Vieni a vedere presto! Muoviti! Muoviti! No, non è possibile, piccola mia! Nessuno è in grado di entrare senza il mio permesso! Che cosa? Come hanno fatto? Chi è stato? E quella si può sapere chi è! Sbattila fuori, papà, subito! Che cosa stanno dicendo? Perché non sento quello che dicono? Fa qualcosa, papà, insomma! Oh, quante volte ti devo ripetere che nella sfera magica si può vedere ma non si può sentire quello che succede! Avanti, adesso calmati e lasciami riflettere! Gli incantesimi richiedono parecchio tempo prima di poter fare effetto, mia cara. Ma ti posso assicurare che niente e nessuno ti impedirà di sposare il principe. Questa è la mia promessa! Quant'è vero che mi chiamo Seymour il Grande! Ti prego, principe mio adorato, vieni con me al matrimonio delle mie sorelle. Ho promesso papà che ci sarei stata e voglio che tu sia al mio fianco. Renderti felice è la cosa che mi fa più piacere al mondo, mia cara. Ma se lasciassi il castello e un raggio di sole si dovesse posare su di me, verrei subito trasformato in una colomba e sarei costretto a volare via per 7 lunghi anni. È così che Seymour mi tiene sotto controllo. Scusate l'interruzione, ma io abbiamo trovato questo libro dove c'è scritto che più gli incantesimi vengono usati, più diminuisce il loro effetto. E accade soprattutto ai mammamaghi che ne fanno largo uso. Già, dobbiamo allentare la presa che si mura su di lei. E l'unico modo che abbiamo per farlo è portarla via da qui in fretta. Lo so che è un grosso rischio, ma tutti devono correre dei rischi di tanto in tanto. E io ne sono la prova vivente. Noi due vi precederemo e avvieremo subito la costruzione di una camera a prova di luce, in modo da tenervi protetto durante il giorno. Principe, lei e Isabel viaggerete di notte e così al vostro arrivo ogni cosa sarà allestita. Va bene, d'accordo, mi avete convinto. Accidenti, tutta questa faccenda non mi piace per niente. Melinda, tu rimani con gli occhi incollati alla sfera di cristallo, mentre io penso a come sistemare quei due impiccioni. Dobbiamo assicurarci che Hubert e quella ragazza non se ne vadano. E ora, bellezza, apri la boccuccia. Fammi vedere i tuoi dentini affilati, eh? Aia! Cosa fai? Mai mordere la mano di chi ti dà da mangiare, hai capito? Forza, creature malvagie, muovetevi! È arrivato il momento di guadagnarvi da vivere! Presto, seguite quei due piccoli buffoni ovunque essi vadano e dimostrate al vostro creatore quanto lui sia veramente grande e potente. Ehi, Doc, guarda un po' tutti questi animaletti. Assomigliano a delle formichine. Come al solito, qualsiasi scusa è buona pur di non lavorare. Sono in debito con voi due per avermi riportato mia figlia e insieme con lei anche un futuro genero, per di più un principe. Come dice il proverbio, è meglio che il leone guidi le lepri, o forse era meglio che la lepre guidi i leoni. Papà, vieni presto, vieni! Quella spregevole ragazza ha portato il mio Hubert a conoscere la sua famiglia. Non lo riavrò mai più adesso. Fa subito qualcosa oppure lo farò io! Ti avrò già detto almeno un milione di volte che senza il mio esplicito permesso non devi assolutamente prendere per nessun motivo al mondo la bacchetta magica di Dundard! Quei due sono soltanto dei poveri dilettanti. Ascolta bene le mie parole. Hubert diventerà tuo marito. Non per niente sono chiamato Seymour il Grande, tesoro mio. Tesoro, le tue sorelle ti aspettano. Tornerò a prenderti tra qualche ora, quando sarà diventato buio, amore mio. Sì, bene! Non sapete quanto sia felice. Grazie per aver reso tutto questo possibile, amici miei. È il momento di andare a prendere il mio adorato Hubert. È ora di festeggiare. Amore mio, sei sveglio? Hubert? Hubert? Non è possibile. No! No! Oh.
Io te l'avevo detto, ma non hai voluto ascoltarmi. Un raggio di sole deve essersi posato su di lui durante il giorno. Non ci posso credere. Ti avevo promesso che non gli sarebbe successo niente. Non sai quanto mi dispiace, Isabel. Io... Non è colpa tua, Doc Rock. Come potevi saperlo? Ma adesso che cosa facciamo? Dovrò viaggiare per il mondo per 7 lunghi anni. Ogni 100 miglia farò cadere una piuma per segnalarti dove sono. Segui le tracce e mi libererai. Nessuno può sopravvivere da solo per 7 anni nella foresta, per quanto sia grande l'amore che... Che bella! Avevi promesso che avrei sposato il principe e che avrei potuto avere i gioielli più belli del mondo. E invece l'hai trasformato in una stupida colomba e l'hai allontanato da me per 7 anni. Io ti detesto per questo. Imparare a fischiare è facile, basta mettere le labbra così. Oh, torna indietro, stavo scherzando. Non so proprio come potremo aiutare Isabel. Vagare per il mondo per 7 anni è davvero troppo, anche per noi. Ho promesso che l'avrei protetta. Vedrai che Lydia tornerà. Sa benissimo di essere lei il nostro unico legame con Isabel e Hubert. Ah, ecco Lydia con una piuma di colomba. Se andiamo avanti di questo passo, Isabel sarà vecchia quando la raggiungeremo. Devo fermarmi un momento. Non ce la faccio a proseguire. Questa è una soluzione molto più plausibile di qualsiasi altra immaginabile. Bene, Lydia, facci strada. Non ci posso credere. Sono passati 7 anni e quei due piccoli buffoni non mollano ancora il colpo. Adesso basta. Li devo fermare o rischiano di vanificare il mio piano. Belinda, se vuoi sempre sposare il tuo principe, faresti bene a venire qui, subito! E che urli? Che cos'è questo? Non discutere, la tua ultima chance. Entra! No, no, io lì dentro non vado. Tu farai quello che dico io. Figurati, non puoi certo obbligarmi. Benissimo, allora tu non mi lasci altra scelta. È il momento della verità. Sono davvero così potente e malvagio che quasi mi faccio paura da solo. È incredibile, 7 anni sono passati in un soffio. È così bello rivedervi. Sapete, mi siete mancati tutti quanti tantissimo. Hubert starà sorvolando il cielo da qualche parte, ma sembra più lontano che mai. Ho chiesto al sole di aiutarmi a trovare la mia piccola colomba. Mi ha risposto che non poteva farlo, ma mi ha regalato questo cofanetto. Mi ha detto di aprirlo solo in caso di vera necessità. La luna, invece, mi ha dato un uovo quando le ho chiesto se avesse visto la mia preziosa colomba. Anche lei mi ha risposto di no, ma mi ha detto di aprire l'uovo d'oro soltanto se dovessi trovarmi in grave pericolo. Uno di questi giorni le tue stupide buffonate ci metteranno in grossi guai. Guaio è il mio secondo nome, lo sai? Sono passati 7 anni e il tuo principe leone è tornato. Chiederò a un amico di aiutarti nella tua ricerca. Doc, Isabel, guardate! Wow, che mi prenda un colpo! Quello è un grifone! No, aspetta, Isabel! Dolcissimo tesoro mio, mi hai seguito senza sosta per 7 lunghi anni e ora il tuo amore mi ha salvato. Ti voglio ringraziare perché in questo modo hai salvato anche me, Isabel. Ero vittima di un orribile incantesimo che mio padre ha lanciato su di me. Bene, ora dobbiamo tornare alle nostre vite e lasciarci il passato alle spalle. Troverai un bravo marito, Belinda, vedrai. Mm?
Siete proprio degli stupidi ingenui! Credevate veramente che fosse tutto così facile? Io ti ordino di caricare Hubert sulla tua schiena! È brava la mia bambina! Ha preso tutto da suo padre! Quello che Belinda vuole, Belinda se lo prende! Dovete fare presto! Sono entrati in quel castello lassù! Certo che qui la gente non perde tempo. Con molta probabilità, in serata Seymour vorrà annunciare le nozze di Belinda e Hubert. Sono arrivata fin qui, adesso niente potrà fermarmi. Aspettate un momento, ma noi abbiamo i doni del sole e della luna. Oh, mamma mia, guardate che magnifico vestito! Che splendore! Ah, ed ecco qui l'uovo dorato, tieni! Che carino! Sono sicuro che con un abito così bello e con un dono così stravagante non avrai alcun problema ad intrufolarti nel castello. E poi che cosa facciamo? Ci sto pensando, Yo-Yo, ci sto pensando. Dove sono? E tu da dove arrivi? Non mi pare di averti mai vista. Sono una lontana parente del principe, signore. Dove hai preso quel vestito? È esattamente come quello che voglio per le mie nozze. In cambio ti darò 10 monete d'oro. Mi dispiace molto, ma non è in vendita. Ma certamente che è in vendita. Allora ti darò 20 monete d'oro ed è la mia ultima offerta. Sono sicuro che si possa arrivare ad un accordo. Bene, e adesso dimmi, che cosa hai portato? Ho un regalo speciale. È per gli sposi. Oh, guarda, papà! Hai visto cosa mi ha portato? Che dolci, che carini! Hubert, amore mio, sono io, caro. Ti prego, svegliati. Ti prego. Vieni via con me, tesoro. Mi dispiace per te, mia cara, ma sei decisamente nel posto sbagliato. Hubert, aiutami, ti prego. Ma cosa succede? Insomma, stanno rovinando la mia festa! Ferma! Lydia, sei tu? Sì, sei tu, Lydia. Sei tornata, mia adorata. Hubert! Guardami, amor mio, Hubert! Soltanto l'amor di Isabel e la mia voce possono rallegrare il mio padrone. Papà, sbrigati, fa qualcosa! Guarda, si sta risvegliando! Lo sapevo, è uno dei trucchi di Seymour! Quell'uomo è davvero inaffidabile! Oh no, vi prego, amici miei, non è così come può sembrare! Non è vero, Belinda? No, sei solo un incapace! Ti rinnego come padre, non ti voglio! Seymour, ho saputo da una fonte attendibile che i tuoi incantesimi, benché alquanto impressionanti, sono fallibili. Quando un incantesimo viene spezzato, lo sono tutti quanti. Il tuo potere un tempo molto grande è terminato per sempre. Brutti piccoli ficcanaso che non siete altro, ve la farò pagare! Adesso basta con le minacce, cugino. Tu e tua figlia da questo momento siete esiliati sull'isola nel lago degli incantesimi per il resto della vostra vita. No, tutto ma non quello! La mia decisione è irrevocabile. Tom, Pat, portate questi due nel granaio, mi occuperò di loro più tardi. Sono proprio un padre fortunato. Tre belle figlie sposate con tre bravi ragazzi. Non c'è da aver paura, è la tradizione. È solo un modo per salutare i novelli sposi. A proposito di saluti, credo che sia arrivato il momento di andare. D'accordo, Doc. Dopo di te, prego. Simsa! Simsala! Simsalarim! Ciao! Ciao! Che chiave Simsa!